Ti sei mai chiesto com'è mangiare dei Lego? Ok, siamo arrivati, per una precisione siamo in Danimarca, precisamente a Billund. L'obiettivo è andare a mangiare in questo ristorante di Lego. Ovviamente me la sono portata dietro. Grazie, chi è che ti ha portato? Me la sono portata dietro. Sì, è vero, alla fine mi ha portato lei, quindi... E grazie a lei siamo qua. Ovviamente siamo alla Lego House. È un posto strafigo, non so se si noti, ma sono contentissimo. Cioè, non lo faccio fare moltissimo, ma Lego mi piaceva un botto. Mi piaceva un botto, sono stra divertenti. Ma chissà quanto mi piacciono. Andiamo a mangiare. In pratica, da quanto so, uno prenota e da questi rulli che sono fatti di Lego si porta giù le robe. Praticamente in ogni tavolo ci sono queste bustine di Lego in cui ogni singolo pezzo equivale a una tipologia di piatto. Prendendo il menu tu puoi comporre il tuo piatto con ogni singolo elemento. Quindi in pratica quelli rossi sono le proteine, quelli sono le verdure, quelli blu dovrebbero essere i carboidrati, alcuni verdi sono i contorni e quelli marroni neri non ho ben capito, perché sarebbe la parte rossa tipo la carne tipo salmone, credo, no, questo è maiale, tapollo, chili di carne, polpette e pesce. La parte nera invece sono tipo funghi, questo non ho ben capito, pane mi sembra, perché è una tipologia di pane con qualche crema. Invece questi qui sono patatine, pasta, che di sicuro non proverò, credo. Patate, falafel, cioè falafel di patate. E qua abbiamo le verdure. E infatti qui vedete c'è tutto il percorso da fare, cioè lo prendi, lo costruisci e poi bisogna prendere qui, inserire la costruzione qui dentro, quindi incassarla qui, e col robot la reinfini. La reinfini e l'utilizzista. Poi da quella sezione scendono giù tutti i mancali. Si vede già anche l'anteprima del box come arriva. Cioè praticamente il maiale che voglio prendere io è fatto, cioè ha questo pezzettino qua che poi va inserito lì dentro dal robot. Poi, quindi ho questo pezzettino nero qua, praticamente, quindi diciamo già così. Prenderò i falafel, quindi questo pezzettino qua, e poi una sorta di caprese con pomodoro, mozzarella e insalata. Sì, mozzarella, cipolla, basilico, lattuga marinata con salsa basilico. No, balsamica, ho sbagliato. Felice, mi sto divertendo un botto. Questo è il mio menù. Figo. Ecco, in Chilisa cos'hai preso tu? È la tua che... Cioè, quindi salmone. Vedete, tu hai preso il salmone. Non è salmone, il salmone. Ah, figo, il pesce scandinavo. Le verdure. Ma sai che quasi quasi. Le patate. Ma sai che quasi quasi cambio. E la frutta. Quasi quasi cambio, prendo anche il pesce scandinavo, cioè il salmone scandinavo. Quindi devo mettere sostanzialmente questo qua. Fatto giusto. Questo è il mio menù. Ok, adesso proviamo con Lisa a inserire dentro qui il menù. Vai, ok. Quindi in pratica va sicuro di questo modo e va infilato. Allora, aspetta, vediamo una cosa. Andiamo a reinserirlo, magari non l'ha preso prima, che ecco, infatti. È giusto? Ah, ok, adesso devo inserire il mio. Ora devo inserire il mio perché ha registrato quello di Lisa e ora inseriamo il mio. Questo qua. Allora, inserito. Messo l'abbiamo messo. Ora lo infiliamo. Sto male, raga, è corretto. Fa morire sta cosa. Quindi in pratica abbiamo fatto. Qui ci sono i due. Qua ci sono i due. Prendiamo quei due. Quindi riconosce salmone, patate, frutta. Hai preso? Sì, è frutta, frutta. E la verdura. Io invece salmone, falafel, insalata e i funghi. Aspetta. Perché poi dobbiamo andare di là. Ok, allora qui parte un video in cui vi mostra la preparazione dei vostri pasti, ma non ve lo faccio vedere. Non ve lo faccio vedere semplicemente perché almeno quando andrete, spero ci andrete in questo mini chef, ve lo godete da soli, ve lo godete, lo scoprite. È una cosa, almeno non vi spoilerò proprio tutto. Cioè, si stanno facendo vedere come lo stanno preparando, però ovviamente sì, metto. Torniamo da bere. Quindi latte, c'è anche il latte,
Steel water. Tu hai qualcosa di qua? Ok, vediamo cosa c'è, la Schweppes, birra. Beh, sono abbastanza forniti. Sappiamo. Ok, ci fa morire praticamente che c'è scritto che l'acqua la porta un aiutante umano. Però io ora voglio vedere le altre cose e voglio soprattutto andare a vedere i robot che poi ci daranno effettivamente da mangiare. In pratica tutte le scatolettine di Lego arriveranno da questi, che poi farà tutto il giro, che poi verranno consegnati direttamente da questi due. Ovviamente devi venirli a prendere tu col tuo numero. Quando devi andare a ritirare la tua scatoletta, dovrebbe avvisarti dal display qui. E intanto la bimba si diverte nell'attesa, giusto? Devo fare. Sì, perché in pratica nell'attesa sia dietro di me, quindi qua dietro, che dietro di Lisa, ci sono questi cubotti arancioni dove ti puoi prendere, giocare e creare cose. Comunque per gli adulti costa 209 corone, mentre per i bambini 125. Avendolo qui in diretta il convertitore, 206 corone sono 27,60 euro. In pratica si sta parlando di 28 euro un menu completo, escluse le bevande. Le nostre credo che siano queste qua sopra, che sono le uniche due azzurre che stanno scendendo. Ok. Quindi questa qua, tavolo 9, la nostra. Oh, esatto. Cioè, è proprio Lego. Sono fatti di plastica, raga. Veramente bello. Anche qua, ovviamente, ti mette tutto il menù. Ora vediamo. Porca miseria. Cioè, questa qua dovrebbe essere la minestra latina. Come hai sbagliato ad aprirlo? Questa qua dovrebbe essere le polpette di falafel. Questa qua è la tua frutta, che è veramente tristissima. Le tue patate sono molto belle, però. Anche il salmone sembra buono. Può essere, dici? Perché era così che metti lì. Vabbè, mangiamo il falafel. Vieni, è buono. Beh, ora proviamo i magici falafel. Però di falafel sono nostri buoni. Questo è buonissimo. Sono veramente buone. Hanno questa cremina, che non so ancora cosa sia. Una sorta di pesto di piselli, più o meno. C'è sti falafel, se venite qua, ve li consiglio tutta la vita. Io sono già un pezzo. Certo. Vai, assaggiati con la cremina. È veramente buono, è spaziale. Appena arrivata una delle commesse, cioè delle cameriere, ovviamente ci ha chiesto se andava tutto bene, come al solito, e addio, onestamente. A te stai piacendo? Ok. Ci ha chiesto se vogliamo altro cibo, ce lo portano. Sarà gratis? Mi sono dimenticato di mangiare l'insalata. Dei pomodorini con l'aceto balsamico, veramente buoni. Non sono un grande amante dell'aceto in generale, veramente buono. Ho paura per le mozzarelline, onestamente, che a me sappiamo, cioè in Italia le famo le minimo. Oh, te devo dire, ci stanno. Abbiamo chiesto anche per il refill, cioè che ti riportano il cibo. Da quanto ci sembra di aver capito, che è gratis, potete cambiare tutto il cibo che volete praticamente, tranne la parte delle proteine, quindi la parte rossa non si può più prendere. Quindi in pratica potete cambiare i carboidrati vegetali e quello nero, che ancora sembra essere un mistero. Se è veramente gratis, regà, è una svolta. Ma la svolta proprio. Ok, è arrivato il refill. Mi ha chiesto del pane. C'è un piatto proprio dedicato al pane, con una sorta di ricottina. Un po' di rap. E questa cremina qua, che è un po' piccantina, ma ci sta, molto buona. E poi devono arrivare anche delle patatine, a quanto pare gratis. Ok, sono arrivate sia le patatine che delle verdure. In realtà è tipo un simonio, no, neanche, verdure semplicemente crude, basta. Io mi sto ustionando la mano con queste patatine. Poi c'è anche una maionese, una carota di maionese alle erbe, credo. Come sono le patatine? Perché le hai prese anche tu? Buono? Ecco, piccola nota di servizio: noi siamo venuti di sabato a pranzo.
E magari uno dice, cavolo, c'è un botto di gente, ce n'è tanta, tanta. C'è praticamente quasi nessuno, cioè nel senso. A prenotare? È sempre pieno. Infatti prenotate un po' prima tramite il sito. Dovete prenotare l'orario preciso in cui volete venire. E basta. Ci sta, io intanto mangio le mie carote. Raga, in pratica poi sotto c'è un pulsantino per poter pagare. E qua si vede che appunto il refill è gratis, perché comunque si assegna solo le due acque naturali che abbiamo preso e i due menu. Quindi vuol dire che il refill è gratis e basta. Non se paga. Oh, come ci devono abitare loro? Ok, allora abbiamo mangiato, abbiamo pagato, soprattutto in due, considerando due menù, due bottigliette d'acqua da mezzo litro una, abbiamo pagato in tutto 62 euro, 63 a poco, considerando che 58 euro però venivano solo dal menù. Qui vuol dire che una bottiglietta d'acqua da mezzo litro la si paga 3 euro sostanzialmente, un po' come ad Amsterdam praticamente. E nulla, that's it per questo video, è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto iscrivetevi, mettete like e niente, da me, da Lisa, dal mini chef è tutto, ci si vede alla prossima, ciao ciao.